Sono Matteo e oggi intervisterò Diana Saraceni. Oggi siamo qui per parlare del Goal 3 delle Nazioni Unite che riguarda la salute e il benessere. Che cosa si intende per salute e benessere? Lo chiediamo a Diana Saraceni, la fondatrice di Panaches. Allora, per salute e benessere si intendono due cose abbastanza diverse. La salute riguarda il mondo tipicamente delle malattie, delle patologie, quindi tutto ciò che è diagnosticato dai medici, dal sistema sanitario. Per quanto riguarda invece il benessere, si intende un'eccezione chiaramente molto più ampia. E quindi si intende tutto ciò che è legato ad aumentare alla qualità della vita, ecco, a garantire una qualità della vita minima sopra, diciamo, una certa soglia. E per esempio l'interpretazione di benessere chiaramente è molto diversa da paese a paese, da ecosistema ed ecosistema, mentre la definizione di salute è piuttosto universale, ecco, la definizione delle malattie, la diagnosi delle malattie è abbastanza universale e oggettivizzata dai sistemi di diagnostica. Quanta gente non ne può godere appieno? Beh, noi in Italia e in Europa siamo piuttosto fortunati perché siamo organizzati con dei sistemi sanitari nazionali che sono piuttosto efficienti e anche garantiscono a tutti un buonissimo, se non addirittura ottimo, livello di cure e di trattamenti qualora i cittadini si trovassero ad averne bisogno. In altri paesi, per esempio, non vale lo stesso discorso, anche paesi molto, molto sviluppati come gli Stati Uniti, i cittadini non sono automaticamente, necessariamente coperti da un programma che li copre interamente per gli aspetti economici relativi alle cure mediche. Devono autogestirsi e garantirsi una tale copertura sottoscrivendo delle assicurazioni private. Alcuni lo fanno, alcuni non lo fanno, alcuni non lo possono fare e ci sono anche poi tanti altri paesi che per motivi economici non hanno la possibilità di garantire lo stesso livello di servizio ai propri cittadini, magari paesi più poveri, ecco, per capirci. Quali iniziative stanno funzionando meglio per questo progetto? La salute in questo momento sta condizionando tutta la nostra vita, come sappiamo tutti, c'è una pandemia in corso, c'è un virus nuovo che sta condizionando le nostre libertà di cittadini, la qualità della nostra vita e non ultimo, anzi forse primo in lista, sta anche creando importanti perdite a livello di popolazione con un numero sempre crescente di malati e purtroppo anche di decessi. Quindi direi che è un argomento, forse in questo momento dimostra di essere l'argomento principale di cui tutti ci dobbiamo occupare ogni giorno, ecco. Quando potremmo dire di aver davvero raggiunto questo obiettivo? È una bella domanda. Ci sono delle cure minime assolutamente necessarie, poi ci sono delle cure che sono importanti perché migliorano la qualità della vita, quindi ci sono diversi livelli di patologie, diversi livelli di cure. Penso che non lo potremo dire mai, perché credo che sia parte dell'animo umano di voler migliorare sempre la propria qualità della vita, il proprio benessere. E quindi credo che anche quando il sistema medico-farmaceutico dovesse raggiungere risultati incredibili, saremmo lì a spostare gli obiettivi in avanti. E quale augurio può fare ai ragazzi di oggi? Ragazzi di oggi, gli auguro di trovarsi prestissimo, come a noi tutti, su una terra in cui l'argomento delle malattie infettive in generale, in particolare del Covid, è stato debellato, sconfitto. Questo lo auguro perché ovviamente è il desiderio di chiunque si occupa in questo momento di questo settore. E poi auguro di mettere tanta grinta, di avere tanto spirito di iniziativa e di ottenere tanti successi grazie a questo a tutti i ragazzi di oggi. Grazie mille Diana, ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao Matteo, a presto!